Sinceramente sono privo di rimpianti, quello che volevo fare l'ho fatto. Posso avere sbagliato, indovinato, eccetera, però ho fatto sempre quello che volevo. Non ho rimpianti. Hai detto, io sarei felice se si aprisse... Hai detto, ma no, ma quei milioni di ascoltatori, che poi saremmo noi, cioè, un po' di rispetto. Sì, sono, mi fanno con te, ma la vera felicità sarebbe se si apre questo soffitto, e tutti abbiamo guardato su, scende un signore... No, si sporge solo una mano e si sente una voce che dice, permette, mister... Sono William Shakespeare. Sa che il suo Montalbano mi piace proprio. Non sempre il gioco di fuoco registrato è un gioco di fuoco nell'immaginario dello spettatore. Non sempre un'onda di mare nell'immaginario dello spettatore è un'onda, può essere uno sciacquone scambiato. E via di questo passo, la realtà va trattata. E ogni tanto ho infelici idee di dire alla ragazza che mi legge le cose, senti tesoro, per favore, piglia Delitto e Castigo di Dostoevskij alla lettera D nella biblioteca mia. Eccolo qua. Vi leggi la pagina di quando Raskolnikov sale le scale per andare ad ammazzare l'usuraia? Sì, me l'ha letto. Madonna, ragazzi, la distanza, la vergogna. Quello che mi piace di più come definizione è conta storie. Cioè sono un uomo che racconta storie. Allo stesso modo come c'erano i cantastorie, io non posso dire di essere un cantastorie perché sono stonato proprio a livelli mostruosi, mi limito a raccontare storie. A me è capitato di imbattermi in una frase quando avevo 18 anni, è una frase dei pensieri di Montaigne ed è straordinaria e ha guidato la mia vita ed è stata la base della mia ironia. La frase è questa, è molto breve: ricordati che più in alto sali, più ti si vede il culo. Una famosa laurea in letteratura, perché lui è stato Camilleri uno dei primi che, anzi il primo che ha portato Samuel Beckett per esempio in Italia, no? Sì. E quindi è una cerimonia sontuosa, importante nell'università del... Sì, tutto parato, sembrava. Io no, questa è la bellezza per capire appunto anche la gioia di vivere, che ci vuole un po' di ironia. Una delle cose, dei momenti più importanti della vita di Andrea Camilleri, perché insomma è un onore incredibile, è venuta tua moglie, no? Si è sganasciata dalle risate. Appena sono entrato in pompa magna con tutto il senato accademico, lei mi ha visto come il ritratto, no, di Rubens, una... Cioè con un cappello. Ma che tutto c'avevi, una cosa? Una tonaca, una cosa, tutta. Ma c'avevi un cappello a feluca, ma detto tuo è stato, ma è stava male dalle risate. E mi ha detto, proprio perché eravamo, non ridevo così dai tempi di Beckett. Io l'ho fatto nel 58 Beckett, figurati. Buongiorno, era l'omaggio dei tanti che si potevano fare ad Andrea Camilleri all'autoironia come suprema, sublime forma di intelligenza, e quindi questo è l'omaggio mio personale e di Omnibus a Camilleri. Vi presento adesso subito i nostri ospiti, che sono Andrea Marcucci del Buongiorno. Partito Democratico, è il capogruppo del Partito Democratico al Senato, Goffredo De Marchis, giornalista, firma di Buongiorno. Repubblica, Lina Palmerini, bentornata, notista del Sole 24 Ore, quirinalista, in collegamento da Milano, è tornato a trovarci anche Roberto Maroni della Lega con Buongiorno. Variabili gradi di separazione da Salvini, variabili. Però insomma, è così, sempre meno. È la vita. È la vita.
Però, Maroni, io vorrei cominciare con lei, perché volevo chiederle intanto se è contento, visto che è stato assolto Garavaglia, però che questa, che era l'assessore al bilancio della sua giunta, e ieri è stato assolto a Milano, e però poi c'è stata subito una polemica politica, perché la Lega ha detto: ma come, il Movimento 5 Stelle neanche una minima così nota di gioia o di sollievo anche ha avuto nei confronti di Garavaglia. Ma a me questo francamente non interessa, mi interessa che Massimo, che è un politico onesto, competente, sia stato assolto da questa accusa ridicola. Sono 5 anni che è in ballo questa vicenda, capisco quanto abbia sofferto. Ieri è stata una giornata importante, io non ho mai dubitato ovviamente della sua correttezza, è stato un atto di generosità quello che ha fatto, e purtroppo oggi fare queste cose si va a processo, poi si può venire anche assolti, ma si passano veramente delle pene incredibili per dei comportamenti assolutamente corretti. E questo non è l'unico caso, ce ne sono tanti altri, e credo che invece che fare polemiche bisognerebbe mettere mano finalmente alla riforma della giustizia. È che una delle priorità, secondo Salvini, oggi anche in un'intervista sia al Corriere della Sera sia a Repubblica, Salvini dice o si fanno queste tre cose, una è l'autonomia, una è la giustizia, l'altra è la flat tax, oppure cade il governo. Beh, allora così non dite che sono sempre troppo amico di Salvini, va bene dire queste cose, però insomma passiamo dalle parole ai fatti, facciamolo. Facciamolo cadere il governo, insomma. No. Facciamola, la flat tax, facciamola, la riforma della giustizia, anche dopo quello che è successo col CSM, facciamola invece di continuare a dire, a dare ultimatum o penultimatum. Questa è la politica con la P maiuscola. Andrea Marcucci è stato protagonista anche di queste ore, un po' perché si deve a lei se ci sarà Conte a riferire in aula al Senato al posto di Salvini, però. Ma al posto di Salvini, in realtà a noi sta a cuore che il Paese e il Parlamento siano correttamente informati di quello che sta succedendo. Le vicende penali, se ci sono, non sono compito nostro, sono compito della magistratura, e farà le proprie indagini e procederà se ci saranno le condizioni o meno. A noi interessa capire bene quello che sta succedendo al Paese rispetto alla nostra politica estera, rispetto al quadro generale, ai rapporti con paesi importanti come la Russia, e anche queste situazioni cosa possono determinare. Quindi abbiamo chiesto, devo dire, il Partito Democratico in maniera collegiale ha deciso di chiedere al Senato la presenza del Presidente del Consiglio che venisse a riferire, e alla Camera la presenza del Ministro Salvini. Abbiamo visto cosa è successo, la Presidente Casellati ci ha dato l'opportunità di convocare, devo dire dopo qualche battaglia parlamentare e qualche discussione in aula, una capigruppo, e lì è stato chiesto con forza, dopodiché è arrivata la disponibilità del Governo. Non abbiamo ancora capito esattamente la forma con la quale il Presidente del Consiglio verrà in aula, però abbiamo apprezzato la sua disponibilità a venirsi a confrontare e a chiarire il quadro, quello che noi interessa, il quadro politico. Quindi se viene lui si è risolta la cosa, o Salvini deve venire comunque, visto che avete minacciato? Ma guardi, io penso questo, la Costituzione è chiara, ma anche le regole di una Repubblica parlamentare sono chiare. Se i rappresentanti del Governo vengono chiamati dal Parlamento, intanto sono tenuti ad andare a rispondere sulle questioni di loro competenza o comunque che li riguardano. Quindi credo che Salvini abbia il dovere di rispondere positivamente alla chiamata dei colleghi della Camera, che debba andare in aula, debba dare le spiegazioni che gli verranno richieste, dando la sua versione dei fatti, le sue posizioni, e se, come lui dice, non ho nulla da riferire, riferirà esattamente quello che sa, quello che conosce, qual è il suo quadro, i suoi punti di riferimento. Quindi no, non si conclude qua. Noi siamo felici che la prossima settimana ci sia Conte, e con lui ci confronteremo per capire il quadro dal punto di vista del Presidente del Consiglio, però poi il diretto interessato, quello chiamato direttamente in causa,
e il ministro Salvini, ribadisco, non abbiamo pregiudizi in termini penali, giudiziari e quant'altro. È la questione politica. E poi c'è una questione di regole, di forme, di rapporti istituzionali. Se il Parlamento ti chiama, se il Presidente della Camera in questo caso ti chiama a nome dei gruppi parlamentari, hai il dovere di andare e di riferire nei tempi e nei modi possibili, per cui non c'è una circostanza che ti obbliga ad andare nelle 24 Chiaro, ore, ma ti obbliga ad andare in tempi rapidi. No, e questo no, è un dovere di un ministro, e noi ci auguriamo che tutti i ministri di questo governo rispettino i propri doveri costituzionali e anche i corretti rapporti istituzionali. Allora, Lina Palmerini e Goffredo De Marchis, ci sono un po' di cose da capire, perché sui giornali oggi già era cominciata da qualche giorno, però oggi c'è questo fantasma sospetto del ribaltone che viene fuori, l'idea di un contatto proprio in questo quadro con un Salvini in difficoltà, messo in difficoltà anche dai 5 Stelle, abbiamo detto sul caso Garavaglia, Maroni ha minimizzato, però insomma in effetti forse una dichiarazione del Movimento 5 Stelle ci poteva essere, visto che avevano minacciato come di fare come il caso Rixi, Siri, se fosse stato condannato. E poi oggi c'è anche una lettera di Conte, quindi c'è questo sospetto, anche un po' per le parole di Scalfari, insomma l'idea che Conte possa essere un interlocutore anche per il Partito Democratico, poi chiediamo naturalmente a Marcucci, però e c'è una lettera dello stesso Conte su Repubblica che dice: ho assunto un alto incarico sulla base di una specifica maggioranza con un progetto di governo ben definito. Confido di poter completare questo faticoso impegno sino al termine naturale della legislatura, in modo da realizzare appieno l'ambizioso piano di riforme economiche e sociali del Paese. Se questa esperienza di governo dovesse interrompersi in via anticipata, non mi presterò tuttavia a operazioni opache o ambigue. Assicuro che il percorso si realizzerà in modo lineare e trasparente nelle sedi appropriate e per rispetto del Parlamento e dei cittadini. Che le sedi appropriate è anche misterioso, però prego, Lina Palmerini e Goffredo De Marchis, com'è questo quadro? Che cosa sta venendo fuori? No, allora, innanzitutto parlerei dell'iniziativa del PD al Senato, perché aver chiamato Conte, diciamo, non so, la vedo come un favore fatto a Conte, nel senso che Conte ha la possibilità di, come dire, far vedere un diverso atteggiamento e comportamento rispetto a Salvini. Cioè è la prova di forza di Conte davanti alla prova di debolezza di Salvini. Salvini evidentemente non è nelle condizioni di andare in aula e riferire su Russia Gate, Conte invece dimostra che lui ha un rapporto, diciamo, di trasparenza con il Parlamento. Da un lato gli fa un favore, dall'altro lato secondo me è stata anche una mossa molto giusta del Partito Democratico, perché ha messo in evidenza ancora di più il divario che esiste dentro al governo, la distanza che esiste dentro al governo tra, come lo chiamano, il governo 1 di, non so, di Conte o di Salvini e il governo 2 l'altro. Quindi diciamo ha fatto vedere bene questa spaccatura e questa difficoltà. Rispetto alla lettera di Conte, oddio, un passaggio è un po' alla Catalano, non mi presterò operazioni opache, vabbè, ci mancherebbe altro, però mi Perché pare però che lui dice, si voglia prestare a operazioni trasparenti. Cioè, l'operazione trasparente è quella di: in Parlamento esiste una maggioranza alternativa, questa maggioranza alternativa si chiama PD 5 Stelle. Questo nel caso di una rottura, di una crisi. Certo, ovviamente. nel caso di una rottura, di una crisi. Quindi l'operazione trasparente è il confronto con il Parlamento. Se in Parlamento c'è una maggioranza alternativa, del resto è la prassi costituzionale che dice che nel momento in cui c'è una crisi di governo, il Capo dello Stato, prima di sciogliere le Camere, verifica se in Parlamento esiste o no una maggioranza alternativa. Lui dice: se c'è un qualcosa di trasparente che emerge in Parlamento, io sono qui. Se poi mi chiedi ci credo o non ci credo, al momento mi sembra, cioè evocare questa possibilità mi sembra anche un modo per evitare la crisi, cioè un modo per i 5 Stelle di tenere comunque Salvini legato a questa legislatura, perché comunque lo dicono anche i fedelissimi di Salvini, lo ha fatto trapelare anche Salvini stesso, cioè non vado al voto perché ho paura di un ribaltone, quindi di una maggioranza alternativa. Io non so se questo sia vero, perché poi secondo me nelle decisioni politiche ci sono, è vero, i calcoli politici come può essere questo, cioè il timore di un ribaltone, però poi ci sono anche le personalità, cioè il carattere di un leader politico.
ci sono appunto delle persone più prudenti o meno coraggiose e delle persone più coraggiose. E tra le domande che tutti si fanno, cioè perché Salvini dopo le europee non è andato subito alla crisi, secondo me sono giuste le domande politiche, però sono giuste anche le domande sulla personalità di Salvini, cioè sul suo carattere. Cioè, il carattere per cui strappa il rischio, esatto. Il rischio è una condizione, esatto, diciamo, molto difficile, sì, di debolezza in questo momento, non di debolezza dei sondaggi però. Goffredo De Marchis, sarebbe divertente vedere il PD come si comporterebbe di fronte a un'ipotesi di questo genere, perché non penso che ci siano anche le condizioni per il ribaltone, a cominciare da chi dovrebbe esserne protagonista e passare dall'opposizione alla maggioranza, nel senso che il PD oggi è molto ha molte sfaccettature rispetto alla situazione politica. E ha dei gruppi parlamentari. Scusami, semplicemente per dire, perché non l'ho annunciato presentando la puntata di oggi, che oggi avremo un assaggio di queste sfaccettature, perché c'è Andrea Marcucci e nell'ultima parte della trasmissione sarà nostro ospite l'ex presidente del Consiglio e presidente ora del Partito Democratico, Paolo Gentiloni. Non l'avevo annunciato e quindi lo faccio ora, scusa. No, penso che il problema dell'opacità, quello che tira fuori Conte, sarebbe un problema innanzitutto per il Partito Democratico, cioè dopo aver fatto un'opposizione così anche intransigente su alcune, dopo essersi scambiati insulti e a colpi di social, penso che sarebbe molto difficile per il Partito Democratico accettare un'ipotesi governo con i 5 Stelle. Poi ovviamente questo fa parte della politica, però è anche per una rigenerazione. Il Partito Democratico non è un'opposizione in grande salute. Ha migliorato le sue percentuali alle europee rispetto alle politiche, ma ha bisogno di una rigenerazione. Secondo me una rigenerazione di un partito, anche se appunto oggi penalizzato dalle percentuali dei sondaggi, una rigenerazione di un partito non può passare attraverso un'operazione appunto che ribalta una maggioranza, un'operazione parlamentare legittima. Nella disposizione del Presidente, eccetera, della Repubblica, eccetera, assolutamente, ma non penso che sarebbe una mossa rigeneratrice. Posso aggiungere una cosa a quello che sta dicendo Goffredo? Che questi però sono dei ragionamenti giusti, ma che noi facciamo a freddo. Alla fine quello che cambia tutto è il contesto, cioè anche prima subito dopo il voto del 2018, ma insomma l'accordo Lega 5 Stelle sembrava lontanissimo. Si è creato perché? Per una serie di conseguenze, di fatti che si sono concatenati fino allo spread, Cottarelli e tutto quello che sappiamo. Quindi, insomma, perché si verifichi anche uno scenario di questo tipo? Beh, c'è bisogno di una motivazione, di un contesto motivante. E questo Quindi, contesto in questo non lo momento, vedi? In questo momento non c'è. Abbiamo uno spread che è sotto i 200 punti, una situazione, diciamo, finanziaria relativamente calma, non c'è una conflittualità con l'Europa. Ma se, diciamo, si dovessero creare una serie di circostanze, ma insomma queste legittimerebbero, non voglio dire qualsiasi cosa, ma sicuramente un'ipotesi del genere. Allora, a questo punto abbiamo introdotto anche questo elemento, proviamo ad affrontarlo con chi poi, insomma, è protagonista nel caso del Partito Democratico. Maroni non è in Parlamento, è, diciamo, in una posizione diversa, ma comunque è un uomo della Lega, conosce la Lega e anche tutti questi meccanismi, è stato ministro. Quindi, perché se questa ipotesi del ribaltone è un fantasma, viene evocata un po' da tutte le parti, perché anche è stato dire, beh, però se strappo c'è il rischio del ribaltone, lo dice Salvini, e dall'altra parte vediamo un Conte che si sta mettendo in quella posizione, forse questo si capisce dalla lettera che ha scritto oggi a Repubblica, non so lei come la vede. O invece è appunto un'arma, una forma di deterrenza che però non ha una praticabilità reale? Io penso che siano tutte chiacchiere. Magari ci fosse il governo 5 Stelle, PD, la Lega andrebbe all'80%. Non credo che sia un'ipotesi possibile. Sono cose che si dicono adesso per fare un po' di polemica e per
cercare di convincere gli alleati di governo a rimanere al governo e a fare certe cose. Ecco, io penso che Salvini non abbia nessuna intenzione di far saltare il governo e i 5 Stelle o il PD non abbiano nessuna intenzione di fare il governo tra di loro lasciando la Lega all'opposizione. Detto questo, io insisto su un tema che è il tema della concretezza dell'azione di governo, perché queste sono chiacchiere, e la concretezza dell'azione di governo è il tema che mi appassiona molto, è quello dell'autonomia. Ma lei crede, questo è il suo tema? Su questo certo. Punto Salvini dovrebbe far cadere il governo e potrebbe far cadere il governo. Secondo lei potrebbe, o invece è un tema che poi, con il fatto che è un tema che piace al nord ma non al sud, espone la Lega, esporrebbe la Lega a una campagna a vantaggio del Movimento 5 Stelle e forse anche della sinistra, comunque, perché potrebbero cavalcare il malessere del sud? Questa è un po' la solita obiezione. Sì, va bene, ma qualunque cambiamento, qualunque riforma genera consenso e genera opposizione. Qui siamo di fronte ad una questione importante, l'autonomia, che, lo ricordo ancora una volta, è già un accordo tra il governo, fu il governo Gentiloni a firmare l'accordo, e tre regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Che cosa vieta a questo governo di mandare in Parlamento quell'accordo firmato il 28 febbraio del 2018? E a quel punto non credo che il Partito Democratico possa votare contro, visto che lo firmò il governo Gentiloni. Sentiamo Marcucci che dice su questo e anche sull'ipotesi, intanto come la legge lei poi questa lettera? Ma di voto? Io intanto do il nostro punto di vista. Io non accetto con facilità la lettura giornalistica data in questi mesi di governo, del governo 1 e del governo 2. Per me le responsabilità sono del governo, e le responsabilità delle politiche sbagliate in questo anno, che hanno portato l'Italia in una situazione molto complicata, sono del Movimento 5 Stelle e della Lega allo stesso modo. Tutti, e di Conte? E di Conte in primis, essendo il Presidente del Consiglio, seppur, diciamo così, controllato a vista dai due vice premier. I risultati pessimi di quest'anno di amministrazione e di normative sono dovuti ai voti di tutta la maggioranza nelle aule parlamentari. Quindi per noi, per me, per noi, il giudizio negativo, drammatico rispetto a questo governo e a questa maggioranza non è diviso tra quelli buoni e quelli cattivi, è un pessimo governo e una maggioranza che ha dato una pessima prova di sé con provvedimenti che sono stati sbagliati e che hanno penalizzato il nostro però paese. Avete dato però un segnale d'accordo, è stato in queste ore per esempio in Europa, no? Per l'elezione della von der Leyen e anche per Sassoli, tutto sommato. Ma è un segnale d'accordo. Noi abbiamo perseguito la nostra strada coerentemente fin dall'inizio, noi crediamo nell'istituzione europee, riteniamo che debbano essere profondamente modificate, ma che siano anche la strada giusta da perseguire. Ritenevamo di dover lavorare a un grande accordo parlamentare, dopodiché la Lega e 5 Stelle, le posizioni, credo che neanche loro stesse le capissero. Quindi non è possibile aver fatto un percorso con qualcuno, noi abbiamo fatto il nostro percorso. Credo che il percorso che hanno fatto il Movimento 5 Stelle e la Lega nel Parlamento europeo non abbiano coscienza neanche loro stessi di come sono arrivati dove sono arrivati, quindi no, non va interpretato. Dopodiché a noi fa piacere che almeno una parte della maggioranza di governo abbia fatto la scelta attenta nell'interesse del nostro paese, però sinceramente non lo prendo come un segnale che poi ha dei risvolti necessariamente nella politica italiana. Quindi la nostra critica è pesante nei confronti della politica di questo governo e delle forze che l'hanno appoggiata, entrambe. Quando noi diciamo non è possibile fare un governo col Movimento 5 Stelle, perché ci sono delle voragini in termini culturali, politiche e anche programmatiche e anche di giudizio rispetto ai provvedimenti che sono stati presi. Dopodiché noi non abbiamo fatto nessun piacere a Conte, noi abbiamo voluto con forza e abbiamo dato una spallata, uniti come Partito Democratico, creare le condizioni affinché il Paese su una vicenda così delicata avesse tutte le informazioni, dal Presidente del Consiglio che ha la responsabilità di guidare il governo e da parte del diretto interessato che è Salvini. Punto. È in realtà molto semplice. Poi la barzelletta, governo,
PD, 5 Stelle. Ma se succede un fatto grave, come diceva Lina Palmerini, ma intanto io non mi auguro mai per il nostro paese che succeda un fatto grave. E non so a che, tipo di fatto. Oggi ci sono delle posizioni politiche che sono molto chiare. Il Partito Democratico ha parlato, per il Partito Democratico il segretario Zingaretti in maniera molto netta su questo, i gruppi parlamentari sono assolutamente allineati su queste posizioni, dopodiché i ricattini che si fanno a secondo dei momenti tra Di Maio e Salvini con in mezzo Conte, da una parte sinceramente non mi appassiona, dall'altro non vedo condizioni programmatiche e politiche per aprire a una nuova stagione, e poi sono assolutamente d'accordo con Maroni, non ci credo. Non è così, si va avanti, si fa a braccio di ferro, ci si ricatta l'un con quell'altro, un pessimo modo per governare il paese, i risultati si vedono. I risultati, secondo Maroni, non si vedono sulle cose che vuole lui. Dopo la pubblicità. Ieri in Europa è partita la commissione con i voti di Renzi, Berlusconi e Di Maio. Non so quanta strada potrà fare un governo europeo che si impegnava nel nome del cambiamento, che ha avuto i voti dei democristiani, dei socialisti, di Macron, della Merkel, dei 5 Stelle, di Forza Italia e del Partito Democratico. Boh, a me sembra un minestrone. Però i sovranisti sono all'angolo in Europa. No, ma la coerenza non è in vendita. Cosa fa questa commissione, ripeto, col voto di PD, Forza Italia e 5 Stelle? Che programma ha? Come fai a mettere d'accordo Renzi, Berlusconi e Grillo? Cosa fanno insieme Renzi, Berlusconi e Grillo? Me lo spiegate? Non rispondo dei cambi dei 5 Stelle. Io rispondo della coerenza della Lega. Allora, questo era Salvini ieri, poi appunto oggi ci sono molte interviste in cui continua a minimizzare sulla questione della Russia, che però comunque resta il fianco, insomma, però, il fianco scusa, scoperto. Alessandra, possiamo dire una cosa? Sì. Perché innanzitutto lui dice che cosa combinano in Europa, eccetera. Vabbè, lui parla tanto di popolo, di democrazia, quella è la maggioranza che si è formata degli eletti in Europa. Poi il minestrone, cosa c'entra questo con quest'altro? È quello che ci chiediamo oggi, cosa c'entra Di Maio con Salvini. Tutto sommato forse è meglio che faccia anche lui un'autocritica interna, perché diciamo che anche, meno prodotti, perché diciamo, anche diciamo, noi ci stiamo chiedendo meno la stessa cosa. Per cui, e riguardo poi alla coerenza dei 5 Stelle, io mi ricordo che fino a 3 giorni fa il ministro, il neo ministro Fontana agli affari europei, diceva siamo possibilisti sul voto alla von der Leyen. Probabilmente è successo qualcosa, o la von der Leyen diciamo non ha accolto le richieste della Lega, oppure la Lega, come raccontano, nel gruppo dei sovranisti insomma è stata messa un po' alle strette e quindi no, credo si sia trovata tra due fuochi, diciamo Salvini all'attacco, perché in realtà quel passaggio lì in Europa è stato un passaggio per loro complicato e tutto sommato perdente, perché una delle questioni di cui sicuramente parleremo è quella del commissario, certo, che non sarà, non andrà, che non a Giorgetti, si sa se questo... Giorgetti, che poi è un peccato, ci arriviamo, perché è una delle poche che Maroni persone che anche ci saprà dire qualcosa su questo, però quello che stai dicendo opportunamente sulla situazione in Europa, come sono andate le cose, deriva anche dal, diciamo così, il caso Russiagate nostrano, il caso Savoini, in realtà ha pesato, perché sembrava che ci fosse un canale di dialogo aperto con l'eurodeputato Zanni, che è insomma quello che tiene un po' i contatti, poi è andato anche Fontana, ma non sono stati ricevuti proprio in ragione di questo caso, per cui dobbiamo per forza tornarci. Ieri c'è stata, tra l'altro, vado da Maroni, che è stato ministro dell'interno, insomma sa bene come funzionano queste cose. Ieri c'è stata anche un'audizione, non è che abbia tanto spazio sui giornali, ma ci sono delle cose interessanti anche sul Fatto Quotidiano, Wanda Marra, su questa audizione al Copasir, dove è andato il capo dell'AISE, che ha da un lato minimizzato dicendo sono inverosimili le cifre della trattativa sul petrolio, della tangente, chiamiamola così, che si poteva ricavare.
Però dall'altra parte c'è una questione che viene fuori appunto da questi articoli, da queste cronache, di quella cosa lì, che comunque i servizi ritengono che ci sia una questione di rapporto con la Russia molto delicata, di tentativi di influenza della Russia e soprattutto, e quindi c'è un elemento insomma concreto, politico. Lei come la vede? E tra l'altro pensa che potrebbero anche uscire altre cose? Questo è un timore di Salvini? Beh, ai miei tempi le audizioni al Copasir erano riservate, non finivano sui giornali. Detto questo, Salvini mi pare che sia stato molto netto oggi su Repubblica, ha detto sono tutte balle e quindi andrà anche a riferire in Parlamento. Secondo lei ci deve andare? Gli consiglio di... ma sì, è giusto, perché come diceva Marcucci, il Parlamento è sovrano e quando chiede ad un ministro di andare a riferire su qualunque cosa, il ministro deve andare, non c'è dubbio su questo. Dopodiché Salvini andrà e dirà sono tutte balle, fine della discussione per quanto riguarda il caso Russiagate. Ma sono tutte balle sul lato, forse lo può dire smentendo la questione dei finanziamenti, però siamo sempre lì. Se parliamo di una cosa addirittura all'attenzione, come era, come è giusto che sia, dei servizi, se parliamo di un problema politico, comunque di rapporti, diciamo di una domanda che non può essere evasa, cioè la posizione antieuropea della Lega è su un mandato anche della Russia, insomma... Io non dico che sono tutte balle, ho riferito alla dichiarazione di Matteo Salvini, ovviamente. E no? Qual è la sua Uscirà opinione? Qualche altra cosa? Non lo so, non sono in grado di dirlo. Posso dire nella mia esperienza di ministro dell'Interno che quando succedono queste cose, primo, di solito non succedono a caso e secondo, c'è sempre un seguito a iniziative come queste. Lo dico in generale, naturalmente, non con riferimento a questa vicenda specifica di cui non conosco se non quello che ho letto sui giornali. Ma le vicende anche in Europa, le polemiche in Europa, è da quando il governo è nato che c'è polemica tra Lega e 5 Stelle. È una maggioranza fatta così, non dico che viene fatto apposta per coprire l'80% poi dei media, della comunicazione, lasciando alle opposizioni solo le briciole, però ci hanno abituato su tantissime questioni a litigare, tra virgolette. È successo anche in Europa. Adesso è andata come è andata, la Commissione, il Presidente è stato votato. Io mi auguro davvero, sono d'accordo con Lina Palmerini, che la questione adesso sia risolta in termini concreti per quanto riguarda la competenza del commissario italiano, perché l'Italia ha diritto a un commissario e che abbia una competenza rilevante tipo la concorrenza. Ecco, con tutto il rispetto e l'amicizia per la Mogherini, quando il governo che la nominò aveva in Europa una rilevanza maggiore di quella che ha oggi il governo giallo-verde, così almeno si dice, si legge, la Mogherini è andata a prendere una delega alla politica estera che onestamente non ha portato granché all'Italia in termini di vantaggi sull'economia e su tutte le questioni. Mi auguro che questa volta la scelta sia fatta scegliendo l'uomo giusto. Per me Giancarlo Giorgetti sarebbe un super commissario, ma soprattutto con una delega importante che riguarda l'economia. Mi sembra più difficile però. Difficile. Secondo me era difficile anche la questione della concorrenza, visto all'Italia, un commissario della concorrenza italiano che deve però, poi dire questo... bene gli aiuti di Stato indiretti su vari fronti, ma in particolare su quello, non lo so. In questo caso di Moscopoli, appunto, a prescindere dalle transazioni di denaro, eccetera, ha influito molto, cioè influirà molto nella delega che verrà data all'Italia, nel senso che appunto Savoini è un personaggio molto legato al Carroccio, insomma, questo forse Maroni lo sa meglio di noi. Lei pure forse lo conosce, è stato, no? È stato anche portavoce di Maroni. No, non è non stato portavoce, ma insomma lo conosco da 25 anni e per quello che so io, per quello che lo conosco io, è una persona corretta e si è sempre comportato correttamente, quindi non ho nulla da rilevare sul suo comportamento dopo aver letto le cose che ho letto sui giornali.
Andava, no, chiede Lina Palmerini, sì. Si aveva perché... questo feeling con la Russia anche quando lo conosceva lei? Ma sì, frequentava un po' quegli ambienti, ma con me non ha mai operato in quella direzione, nel senso che io non ho mai incaricato nessuno di tenere, quando ero segretario, voglio dire, di tenere rapporti con la Russia. Ricordo che Bossi incontrò Zirinowski, forse vi ricordate, quando all'epoca del Parlamento della Padania, ecco, nel 96, quindi i rapporti con la Russia sono un po' nella storia anche della Lega, ma allora, lo garantisco, erano esclusivamente rapporti politici, poi quello che è successo vedremo, ma per quanto riguarda Savoini, ripeto, lo conosco da tanti anni e credo che si sia comportato correttamente, come ha sempre fatto con me. Detto questo però... Detto questo, Maroni politica... ha detto adesso vedremo poi che cosa, e anche detto prima, rispondendo alla nostra domanda, che per la sua esperienza, non riferimento a questo caso, a carattere generale, ci possono essere dei seguiti. È certo. Questo che può avere un'influenza... sul quadro politico, l'idea che ci sia un seguito, che non si chiuda questo caso Russiagate, nemmeno con Conte che va in Parlamento. E Conte, e a questo punto credo anche Salvini, perché penso che Maroni abbia ragione, alla fine Salvini dovrà cedere, dovrà andare anche lui in aula, anche se mi pare che, ecco, a proposito di carattere, Salvini tende a non sporcare l'immagine che si è costruito attraverso i social, che si è costruito nei confronti, diciamo, dell'opinione pubblica, e comunque sia anche un chiarimento dove si dice sono tutte balle, ma un chiarimento in aula con le opposizioni che possono, diciamo, mettere in scena una loro rappresentazione della vicenda, e comunque sia questo sporcherebbe comunque l'immagine di Salvini. Io non mi sono stupito di questo suo rifiuto iniziale, anzi minimizzazione, e addirittura quando ieri Conte ha annunciato che sarebbe andato lui comunque in aula, la Lega era, io ho parlato con il capogruppo della Lega Molinari, mi sembrava ben contenta, insomma, di lasciare a qualcun altro, diciamo, questa patata bollente, perché comunque sia rispondere in aula e magari non in un question time che dura 5 minuti, ma in un'informativa in cui c'è un dibattito, parlano tutti i capigruppo, eccetera, diventa, non dico un processo, ma insomma possono nascere delle domande scomode. Sono le faticose regole della democrazia parlamentare. Sì, sono le faticose regole. Anche Salvini forse... Sì, sono le faticose regole della democrazia parlamentare. Infatti la democrazia parlamentare è stata usata anche da Salvini per sfuggire al processo per la 18. Quindi così come lui non si voleva far processare, in quel caso in un'aula di tribunale, per il sequestro di persona e per il caso Diciotti, così cerca di sfuggire a un processo, fra virgolette, in questo caso parlamentare, su una vicenda delicata appunto, come hai detto anche tu Alessandra, non per i 65 milioni di euro che potrebbero essere transitati da un conto a un conto all'altro, ma per ai quali il capo dei servizi non crede. Del nostro paese. Questo articolo possiamo farlo vedere, quello di Vanda Marra, eccolo qui sul Fatto Quotidiano, c'è anche su Corriere della Sera, poi vediamo un altro questo pezzo, però eccolo qui. No, ma il tema dei 65 milioni è un tema penale, di rispetto delle leggi, di finanziamento pubblico ai partiti, vedremo se ci sono dei coinvolgimenti, se ci c'è effettivamente... Ci sarà una commissione d'inchiesta, infatti, Marcucci. Noi abbiamo proposto un disegno di legge, credo il 5 Stelle e la Lega stiano proponendone una diversa, più ampia, ma io credo che il tema vada posto anche in questi termini. Però la questione penale è una questione penale, c'è una questione politica che è molto rilevante, c'è una questione di chi fa la politica estera del nostro paese, quali sono le reazioni che abbiamo, quali sono le priorità del nostro governo, chi è che indirizza l'azione del nostro ministro degli esteri, cioè i temi delicati su questa però vicenda. Però questi sono buoni temi per Conte in effetti anche. Infatti non è stata né una bizza né un piacere a qualcuno chiamare Conte, è stata un'esigenza istituzionale per avere dei chiarimenti di ordine politico sul governo, sull'azione del governo, che chiaramente deve fare il paio con la presenza di Salvini, che vada invece nello specifico della vicenda. Quindi i temi sono rilevanti, il governo non può scappare, neanche Salvini può scappare. Io capisco l'analisi fatta rispetto all'immagine che ha dato Salvini. Io la cosa che ho vissuto in termini istituzionali più fastidiosa di Salvini in questi mesi
è quando viene in Parlamento a irridere il Parlamento, facendo gesti plateali, come dire non ho bisogno di voi, non mi interessa di voi, voi siete il Parlamento, io sono io. Ma questo è un atteggiamento che oggi arriva a un punto di rottura. Cioè o le istituzioni si rispettano o le regole democratiche si vivono fino in fondo e quindi hanno dei passaggi, oppure si è contro quelle regole. Ecco, io credo che oggi Salvini abbia il dovere per se stesso, per gli elettori che lo hanno votato, per il successo elettorale che ha avuto, di dimostrare che in queste regole democratiche, delle quali spesso si fa gioco verbale, ecco, si limiti al gioco verbale, sul gioco sostanziale abbia la forza di sentiamo rispettarle. Che dice sì, ma il problema è che non è nelle condizioni, cioè lui questo non sa non cosa dire. Noi non lo sappiamo. Anche perché non sa forse qual è. Forse non ha neanche tutti gli elementi. Non ha tutti gli elementi, certo, non ha la certo contezza questo, di cosa esatto, volevo chiedere proprio questo. Non ha tutti gli elementi ancora perché ci sono tanti punti interrogativi a distanza di giorni dall'esplosione di questo caso. Aumentano i punti interrogativi. Non so che cosa Conte potrà andare a dire su questa vicenda, nulla credo. E immagino che questa audizione di Conte, cioè il dibattito che ci sarà, non farà altro che rafforzare il governo, perché consentirà a Conte di parlare dei progetti, delle iniziative del governo in politica estera, dei rapporti con la Russia, dei rapporti con gli Stati Uniti. Sarà una grande passerella per il governo, che ne uscirà rafforzato alla fine. Sulla vicenda, io immagino che Conte andrà a dire due cose. Primo, c'è un'indagine, un'inchiesta della magistratura e quindi su quello non posso dire niente. Secondo, io non ero presente all'incontro al Metropol e quindi che cosa posso dire? Riferirà forse Salvini. Ma intanto parliamo della politica estera, delle iniziative che l'Italia ha preso, che prenderà, e quindi sarà un momento in cui il governo potrà parlare di quello che fa, non ci sarà nessun riferimento alla vicenda Metropola, il governo avrà la possibilità addirittura di spiegare meglio la sua politica estera e di rafforzare l'intesa tra Lega e 5 Stelle. Come ha detto Molinari, giustamente contento di questa iniziativa di Conte, perché alla fine questo sarà il risultato. Sì, però io giusto però in tecnica parlamentare, quello che è andato all'attenzione della Presidente del Senato è una richiesta specifica su un tema specifico, quindi Conte è chiamato a parlare di questo, dopodiché giustamente dirà le cose che sa, le conseguenze che poi conosce, chissà se avrà e una farà memoria. Un'analisi che sarà quella che riterrà la più opportuna dal suo punto di vista. Volevo solo dire, poi andiamo in pubblicità e poi dopo do la parola a tutti, però rimango con Maroni soltanto per un altro punto, perché quando mi riferivo a chi non ha ancora tutti gli elementi, mi riferivo anche a Salvini, forse non ha tutti gli elementi e punti interrogativi che ci sono, perché il punto interrogativo principale resta chi ha, diciamo, chi ha realizzato quegli audio, chi ha registrato, certo. Con una stranezza che poneva con molta evidenza il quotidiano La Verità nei giorni scorsi, Maurizio Belpietro, e cioè il fatto che, come è filtrato dalla stessa procura, avevano i nastri prima ancora della pubblicazione su BuzzFeed, e quella pure è una cosa strana che ancora non è stata chiarita. E poi c'è un punto: il Presidente del Consiglio, in questo caso, che ha la delega ai servizi, i servizi sono stati ascoltati, ma i servizi non hanno dato elementi su questo, glieli dovranno fornire in vista di un dibattito parlamentare, in modo che lui si può. Cioè, ci sono questi punti. C'è anche che chi ha invitato a Palazzo Chigi durante le riunioni. Forse quello l'abbiamo, forse quello su questo abbiamo, Salvini ce lo dirà. Ne abbiamo questo anche, lo sa. Ne abbiamo, sì. Quello lì intanto è venuto fuori con le mail pubblicate dalla stampa. Noi abbiamo dato la notizia che era stato Claudio D'Amico, eccetera. Però ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Ma Maroni. So come funzionano queste cose, avendo fatto il Ministro dell'Interno. Quindi, premesso quello che ho detto, cioè che
può darsi che salti fuori qualche altra cosa, ma alla luce di quello che è uscito fuori, la posizione di Salvini è molto chiara e questo andrà a dire in Parlamento se deciderà di andare. Sono tutte balle, fine delle trasmissioni. Sì, ma tutte queste altre cose lo coinvolgono, anche come ministro degli interni. Sì, va bene, passerà da vittima e questo non farà altro che accrescere il suo gradimento da parte dei cittadini e rafforzare il governo. Io penso che andrà così, a meno di colpi di scena che è impossibile prevedere naturalmente. Ci fosse qualche registrazione che esce ancora, che coinvolge in qualche modo più direttamente esponenti politici, altrimenti così come stanno le cose oggi credo che sarà facile per Conte e per Salvini gestire la questione e chiuderla con un vantaggio in termini di consenso, come si è visto anche in questi giorni. Il consenso alla Lega Salvini è addirittura cresciuto e questo succederà se non ci sono colpi di scena imprevedibili e imprevisti oggi. Pubblicità. Colgo l'occasione per smentire per l'ennesima volta l'ipotesi di governi PD 5 Stelle, come anche in queste ore si sta a volte teorizzando. Confermo che nel caso si arrivasse a una crisi di governo la nostra posizione era, è e rimarrà sempre la stessa. Di fronte a una crisi di queste proporzioni la via maestra è quella di ridare la parola agli italiani e di avviarci verso elezioni anticipate. Non esiste alcuna ipotesi di governo con i 5 Stelle, né esiste, lo dico ufficialmente, o esistita in queste ore, in questi giorni, nessun tipo di incontro o anche confronto su un'ipotesi di questo tipo. Sono tutte ipotesi totalmente prive di fondamento. E questo è anche Zingaretti su questo fronte, quello che diceva Marcucci. Direi che mi sembra che siete chiaro. Tutti, e non c'è poi il sospetto, si dice così, però in realtà la pensa diversamente, però in realtà... Beh, non ho motivo di, pensarlo. No, invece questo era appunto, e poi approfondiremo comunque ancora il PD, poi anche con Paolo Gentiloni, ma... Volevo leggere, perché Salvini, ed è il titolo che abbiamo messo per questa seconda parte, anzi terza parte della trasmissione, Salvini in questa intervista che ha rilasciato sia a Repubblica che al Corriere della Sera, a Helsinki, agli inviati, dice questo, la domanda è: perché non pretende la poltrona di Premier se il governo non va? Chiede l'intervistatore Tommaso Ciriaco, ancora 3 giorni prima che si chiuda la finestra elettorale. E risponde Salvini: ma io non credo alla finestra, a parte che non ci sono solo 2 o 3 giorni, 10, ma neanche, datemi retta, non c'è una finestra così stretta. Che vuol dire, Elina Palmerini? Ma vuol dire che, secondo me, vuol dire poco, nel senso che da quello che mi risulta lui ha avuto già un colloquio un paio di settimane fa con il capo dello Stato, con Mattarella, prima di un vertice, prima del pranzo che precede i vertici europei. E in questo colloquio, insomma, il capo dello Stato avrebbe chiarito a Salvini che insomma le elezioni sono naturalmente possibili fino a settembre, alla fine di settembre, ma che c'è una preoccupazione e quindi una resistenza del capo dello Stato a, come dire, sciogliere le Camere senza problemi e mandare al voto durante la sessione di bilancio, per un motivo, diciamo, che si comprende facilmente. Cioè, la sessione di bilancio è quella in cui si deve approvare la legge di bilancio. Se non si approva la legge di bilancio, se non si fa in tempo, si va nel cosiddetto esercizio provvisorio, rischio che il capo dello Stato vuole evitare, visto anche quello che abbiamo detto. Cioè, abbiamo evitato una procedura di infrazione, lo spread è sceso sotto quota 200, insomma ci siamo messi su un sentiero più o meno tranquillo, quindi fare una cosa del genere, cioè le elezioni durante una sessione di bilancio, ripristinerebbe quel caos, diciamo, di un po' di tempo fa. Quindi poi, insomma, se Salvini vuole fare, diciamo, creare il caos, è logico che lui può fare la crisi in qualsiasi momento, ma ci sono dei momenti, appunto, delle finestre in cui le elezioni non ci sono ostacoli, diciamo, alle elezioni, e dei momenti in cui le elezioni diventano più complicate.
Era un po' quello che dicevamo prima, cioè le maggioranze alternative e, oppure nel, i ribaltoni, quando è che si formano? Quando ci sono delle ragioni forti, oggettive, per cui si spinge un certo Parlamento senso con questa affermazione rischia di fare pressione anche su Mattarella in posso parte. Posso dire, onestamente, no. Secondo me non vuol dire niente. Cioè è un modo ancora per lui per di dire... Per farsi vedere armato con i 5 Stelle. Per farsi vedere che comunque lui non esclude la crisi e non esclude, il voto. Però, insomma, come dicevamo prima, delle due l'una, o facesse le cose, l'autonomia, la flat tax, eccetera, oppure, insomma, le conseguenze non si vedono. Anche quello che diceva prima Roberto Maroni, ah, ma il consenso della Lega cresce, ah, ma potrebbe arrivare all'80%. Ho capito, ma che ci fa? Il 38% intanto, è tutto virtuale. Ho capito, ma non va alle elezioni e non incassa. Al governo che cosa sta ottenendo? Vedo poche cose. L'autonomia, per esempio, non la vedo ancora. E poi... passa benissimo, vediamo il testo, perché mi risulta che anche nel testo ci siano parecchie marce indietro sulla questione della scuola, per esempio, che è una cosa che interessa molto, sulla questione dei beni culturali, per cui certo. Diciamo anche tutte queste prove di forza mi sembrano un po' quelle, no, quelle, però come si chiamano, i body builder, che poi alla fine però vabbè, allora mi fai vedere il muscolo, però se poi non fai niente con questi muscoli, né alzi un tavolo, né... È una cosa un po' tutta una chiacchiera, diciamo la verità. Quindi prima o poi lui dovrà... Ha tutto basato sulla comunicazione e sugli slogan, fin sì, dall'inizio. Sì, ma anche questa cosa. Poi volevo ritornare un attimo sulla questione del Parlamento. Cioè, perché non va? Perché lui non sa che cosa dire. Perché non è che puoi dire per 10 minuti sono tutte balle. È logico che lui non è nelle condizioni di dire... Di Savoini, perché l'ha conosciuto, quando l'ha perché conosciuto, avuto una linea con la Russia. Una linea un po' ondivaga. Se c'è un'inchiesta, un'inchiesta che è aperta da tempo, da mesi, può anche darsi che Savoini sia stato intercettato in tutti questi mesi. E che cosa c'è in queste intercettazioni? Boh, ci sono tutta una serie di punti di domanda, che è lo stesso Presidente del Consiglio che mette sul tavolo. Perché io ricordo che l'apertura di ieri del Corriere della Sera è, dal mio punto di vista, un inquietante... indiscrezione del Presidente del Consiglio che dice temo nuove carte. Ah sì, certo, nuove carte. Un Presidente del Consiglio che ha la delega ai servizi, che certo. Fa trapelare una cosa certo. Del genere, temo nuove carte, ma sinceramente è tutto molto molto inquietante, anche soprattutto Maroni. Per Salvini. Maroni, però, quale potrebbe essere innanzitutto se la domanda, diciamo l'affermazione di Salvini sulla finestra, lei come la interpreta? Se è un modo per dire ai 5 Stelle in realtà non sono disarmato dal 20 luglio a mezzanotte? No, io lo dico da tanto tempo, non ci saranno elezioni politiche anticipate, non solo perché nella storia della Repubblica Italiana non si è mai votato per elezioni politiche in autunno, perché c'è sempre una prima volta, ma perché non conviene né alla Lega né ai 5 Stelle in questo momento. Hanno ottenuto il rinvio delle sanzioni europee, delle clausole di salvaguardia, e questo lo faranno valere nella legge di stabilità dell'anno prossimo. C'è da approvare la riduzione del numero dei parlamentari, manca mi pare l'ultimo passaggio alla Camera, dopodiché l'anno prossimo è tutta un'altra storia. Io ho previsto così che ci saranno elezioni politiche, anzi vi do anche la data, 7 giugno 2020, elezioni politiche anticipate assieme alle regionali, perché Veneto, Liguria, ci vediamo 60 Toscana. Giorni prima per esatto. Vedere se è vero. Ci prendiamo esatto. Appunto, Presidente. Questo, scommetto un euro, non di più naturalmente, questo, un euro, 7 un euro giugno solo, 2020. Però, vabbè. Fino ad allora non ci saranno, sono le cose che Salvini dice da tempo, che anche i 5 Stelle, queste polemiche... non ci saranno elezioni politiche anticipate in autunno, e quindi mi auguro solo che, lo ripeto fino alla noia, che magari nella legge di stabilità, ecco, dell'anno prossimo ci sia qualche cosa sull'autonomia, ecco, quindi almeno già questo. Si sta spostando qualche anche cosa, lei, però, un po' piccola, qualcosa, però qualcosa intanto, di qualcosina. Un simbolo. Ma la verità è tanto per cominciare, l'importante è cominciare, no? La verità però è che
oltre tutte le cose che abbiamo detto, non c'è un casus belli possibile per Salvini per uno strappo? È così? Ce cioè, ne nessuno... sono tanti, no, ma ce ne sono tanti. Lui stesso nelle interviste ne ha indicati tre, ha detto se arrivano altri tre, no. Sì, però l'autonomia, l'autonomia, la flat tax... È... Poi sta facendo la riforma della giustizia. Esatto. Però sono ultimatum o penultimatum, come si dice in gergo, che non hanno come obiettivo quello di far cadere il governo o il rischio di elezioni politiche anticipate. Io la penso così. Anche perché l'ambizione Beh, certo, di Salvini... Se no non scommetteva un euro su questo, esatto. Se la pensava così. Magari, però la cifra ci lascia perplessi, Goffredo De Marchis. No, no, penso che abbia ragione Maroni, non c'è un'ipotesi di elezioni a ottobre e secondo me anche perché sarebbe la prima volta, nel senso non si sono mai fatte e tutto quanto viene messo in difficoltà, anche la stessa sessione di bilancio votando alla fine di settembre, comunque sia bisognerebbe poi correre per fare una nuova legge di... un nuovo governo che fa una nuova manovra economica. E, Salvini sta la cifra di questo governo è la teatralizzazione della politica, cioè un enorme teatro, un enorme manovra comunicativa e per il momento anche queste schermaglie fanno parte di questo teatro. Devo dire una cosa, che a volte però le cose precipitano senza il volere, diciamo, di chi le dovrebbe far precipitare. In quale caso, secondo te? Nel caso di un equilibrio, beh, per esempio quello della come si scrive la legge di bilancio, ah, certo. è un problema, cioè è un tessuto, diciamo, che si sta sfaldando, è un tessuto di provocazioni, è un tessuto di chiacchiere sicuramente, è un tessuto di teatro, ma è un equilibrio che si incrina, e se poi alla fine questo equilibrio si incrina, alla fine si arriva a un caso, allora si può davvero rompere, nel senso che non a caso Maroni dice 7 giugno 2020, cioè non gli dà nemmeno un anno a questo governo. È un equilibrio troppo fragile per reggere. Anche posso chiedere una cosa al senatore Marcucci? Certo, perché adesso io volevo soltanto dire, però sì. Poi ti lascio ovviamente fare la domanda, soltanto perché così, notizia di servizio, però si riallaccia alla questione economica che richiamava... Goffredo De Marchis, che l'ufficio stampa dei 5 Stelle ci fa sapere che Di Maio farà fra poco delle dichiarazioni alla radio, non so, farà insomma delle dichiarazioni forti sul lato fiscale, quindi non so, saranno delle aperture. È contento arriva Maroni. Arriva finalmente la flat tax. E quindi forse si sta preoccupando. Volevo poi chiedere. Anch'io una domanda da fare a Marcucci. Tutti ho visto che per... c'ha il fazzolettino rosso nella tasca. No, è il telefonino. È il telefonino. C'era prima Lina Palmerini per la domanda. Sì, se era solo quella del telefonino, l'ha fatta. Sì. Lo vedo senza qualcosa di verde, Maroni. Come mai? C'ha gli occhiali rossi. Visto che nota rosso neri, prego. Rosso-neri gli occhiali. Ma quelli ce l'ha da tanto, no? Invece niente verde di verde. Dentro. Sono verde dentro. Ah, ho capito. No, quello la che volevo blu. Chiedere. La blu. Sì. Quello che volevo chiedere al senatore, siccome c'è il decreto sicurezza bis al Senato, ecco la sua previsione, siccome io sento che anche nei 5 Stelle c'è la preoccupazione che vengano a mancare i voti della maggioranza, cioè che alla fine la legge passerà. Perché comunque ci sarà l'aiuto di Fratelli d'Italia piuttosto che di Forza Italia, ma il perimetro, diciamo, della maggioranza invece quello difficilmente ci sarà. Lei è d'accordo su questo? Secondo lei verranno a mancare dei voti dei 5 Stelle sul decreto sicurezza? Allora, una cosa avrei voluto dire all'inizio. Io ieri ho fatto una nota al vice ministro Garavaglia con le mie felicitazioni e l'augurio di buon lavoro. Ne approfitto della trasmissione di oggi e mi scuso per non averlo detto quando avete toccato l'argomento. Perché l'aveva detto nella pubblicità, è vero, sì, poi sì, si è sì, dimenticato. Sì. In realtà il perimetro della maggioranza è già profondamente cambiato. Fratelli d'Italia ormai è in maggioranza, questa non è una maggioranza
giallo-verde, una maggioranza giallo-verde-nera su tutte le questioni delicate, Fratelli d'Italia e in alcuni casi anche Forza Italia, ma Fratelli d'Italia in maniera puntuale, continua a votare con la maggioranza. Poi non gli hanno dato, ho visto insomma, movimenti. Sì, ma appunto no, essere decisivi, no, diciamo. Ma sono decisivi, sono già decisivi, lo sono stati anche recentemente, quindi il tema è un tema che fino ad oggi è stato parlamentare, c'è solo da capire quando diventerà un tema politico. Per cui le forze politiche che oggi sono nella maggioranza, in particolare il Movimento 5 Stelle, ne prenderà atto di questa vicenda. E quali sono gli accordi che hanno reso possibile questo tipo di allargamento. Quindi non c'è dubbio che la maggioranza conta sull'aiuto almeno di Fratelli d'Italia, probabilmente di una parte di Forza Italia. È per quello che si sentono tranquilli sulle votazioni a numero obbligato e a maggioranza qualificata dei 161 in Senato, dove teoricamente, solo teoricamente, hanno più rischio. Però il problema è un altro, è che ancora oggi continua lo schema di far finta di chiedere cose e di in realtà non fare niente per il Paese. Non si parla sulla manovra che ci sarà a breve, della quale si comincerà a discutere a settembre, di lavoro, però di impresa, avremo l'annuncio di Di Maio, di sviluppo, tutte le cose essenziali delle quali il Paese ha bisogno. Abbiamo stabilizzato lo spread, abbiamo buttato nel cestino 5-6 miliardi degli italiani per le bizze tra Salvini e Di Maio e per le stupidaggini che hanno detto alla Commissione europea. Bene, oggi questo passaggio è superato. Beh, oggi di cosa si parla? Cioè di cosa si parla realmente? Invece niente, continuano a fare slogan che sono dannosi per il Paese e non servono, però in Parlamento hanno il supporto nero. E ce l'hanno in maniera ormai costante e consolidata. Ce l'avranno anche sui prossimi provvedimenti. Forse arriveremo che Fratelli d'Italia voterà a favore oppure sparirà nel momento in cui bisogna votare la legge di bilancio. È successo in queste settimane, in questi mesi, continua a succedere, ribadisco. Il tema è, ci sarà un passaggio... Addirittura daranno una mano al governo. Ma stanno dando la mano al governo. Io vi invito ad andare a guardare tutte le votazioni che ci sono state al Senato, perché bisogna guardare là dove serviva la mano. E loro la stanno dando continuamente. E è impressionante vedere questa massa enorme di parlamentari, in particolare il Movimento 5 Stelle, che in realtà non vuole incidere sulle leggi, ha rinunciato a svolgere la funzione costituzionale del parlamentare, non discute più nel merito, spesso non conosce. Noi siamo andati alla Corte Costituzionale a fine anno perché ci hanno obbligato, questo governo ha obbligato, senza avere una eccezione da un loro parlamentare di maggioranza, a votare una legge di bilancio che nessuno aveva visto. Quando io dico umiliano il Parlamento, lo umiliano con i gesti, con gli atteggiamenti, con le procedure e con i modi di fare. Questa è la loro politica di tutte e due, 5 Stelle e Lega. Goffredo De Marchis, non abbiamo parlato del Movimento 5 Stelle, abbiamo parlato ovviamente di Conte parecchio e anche... Però, insomma, che gioco c'è lì dentro tra Conte e Di Maio in questo momento? Beh, per il momento il gioco mi pare che... Chi lo sta guidando realmente? No, ma secondo me Conte ha guidato per esempio tutta la partita europea e il voto poi però dei grillini rispetto alla Presidente della Commissione von der Leyen è in sintonia con la partita europea che ha giocato Conte, cioè l'ottenere una vicepresidenza del Parlamento europeo per Fabio Massimo Castaldo, che è un fedelissimo di Di Maio, e poi lo stesso Castaldo che ha guidato le trattative per la presidenza della Commissione, è il segno che per il momento il Movimento 5 Stelle e Conte sono due cose che coincidono, che per il momento vanno diciamo perfettamente d'accordo. Ma da temere Di Maio di una leadership emergente di Conte? Ma io questo... Sì, secondo Lina Palmerini sì. Può essere, secondo me Conte è destinato diciamo a rimanere più una figura tecnica, però non saprei diciamo... pronunciarmi su questo specifico. Emergente mi sembra una forzatura del concetto, ecco. Allora ci dobbiamo fermare qui con questa terza parte della trasmissione, poi appunto arriva Gentiloni. Volevo dare però una notizia
che arriva dalla Serbia, perché all'aeroporto di Belgrado c'è stato un allarme bomba ed è stato evacuato un aereo della Lufthansa con 135 persone a bordo, cioè 130 passeggeri, 5 membri dell'equipaggio. Era una notizia che segnalava la presenza di una bomba a bordo e sono in corso i controlli con l'intervento di artificieri e forze di polizia, quindi devono averle la devono aver presa sul serio. E poi un primo flash delle dichiarazioni di Di Maio è i risparmi dello spread per abolire il bollo dell'auto e entro la fine dell'anno. Questo è l'annuncio di Di Maio, però non c'è tempo di commentarlo. Una vecchia battaglia di Berlusconi. Una vecchia battaglia. Pubblicità. Paolo Gentiloni. Di nuovo in onda, do il buongiorno e il benvenuto a Paolo Gentiloni, buongiorno. Presidente del Partito Democratico ed ex Presidente del Consiglio, come tutti sapete. Allora, qui c'è le dichiarazioni di Di Maio, freschissime. Una dice risparmi dello spread per abolire il bollo dell'auto. Da qui a fine anno le risorse dobbiamo metterle insieme, perché dice che è una tassa odiosa e vuole permettere ai cittadini che acquistano un'auto, poi dice anche che si augura che sia sempre più ecologica, che possa essere meno tassata. Poi rilancia ancora sulla flat tax, però dicendo dice non so dove riuscirà la Lega a trovare 30 miliardi per la flat tax, ma la cosa importante è abbassare le tasse sul lavoro, il cuneo fiscale, di solito è una cosa su cui sono tutti d'accordo, il cuneo fiscale. Che ne pensa Paolo Gentiloni di queste dichiarazioni che luce danno alla politica economica? A luce poca, mi sembra un po' propaganda, un po' anche tristezza, nel senso che ogni giorno, come se l'onorevole Di Maio pensasse veramente che gli italiani vanno appresso a qualsiasi promessa più o meno incredibile che gli viene fatta. La realtà è che nel primo anno di governo le tasse sono aumentate, o meglio, per essere più precisi, la pressione fiscale è aumentata. La pressione fiscale era andata diminuendo nel corso degli anni tra il 2015 e il 2018, nel 2018 ha cominciato a risalire. Quindi che cosa ha portato questo governo 5 Stelle Lega? Un sacco di chiacchiere, ogni giorno vogliono abolire questo, quell'altro, fare un regalo qua, fare un regalo là. Nel frattempo le tasse sono aumentate. Allora, io volevo chiederle però, naturalmente adesso c'è una parte economica, non andiamo in questi particolari, restiamo così su questo per abbiamo quanto altro. Riguarda. No, abbiamo altro, nel senso che è caldissima la polemica sul fatto che Salvini si rifiuta di venire in Parlamento, ne abbiamo parlato anche nella precedente parte della trasmissione, naturalmente, e che invece verrà Conte. Secondo lei perché Salvini non viene e cosa si aspetta che dica Conte? Lo metto subito le mani avanti, prima di lei sia Maroni che Marcucci dicevano ma Conte in realtà verrà a fare così, coglierà l'occasione per illustrare la politica internazionale e non andrà nel merito. Lei che si aspetta? Ma io mi aspetto che il Ministro degli Interni venga a riferire in Parlamento. Non mi sembra una richiesta così estremista, così irrealistica. E del resto è una richiesta che ha fatto formalmente per due volte il Presidente della Camera. Io sono parlamentare da una ventina d'anni, credo che non sia mai capitato, su una questione rilevante, che un ministro importante respinga la richiesta di un Presidente della Camera al Senato che di riferire in Parlamento. Se lo fa perché è il segno che si sente, diciamo, di debolezza. Secondo lei, ecco, se lei lo dovesse descrivere Salvini in questo momento, secondo lei è spaventato da questa questione? Io penso che questa questione sia gigantesca e sia un punto di svolta nella carriera politica di Salvini. E quindi esistono nelle parabole politiche dei leader politici dei momenti di svolta in cui magari all'apice della tua popolarità o della tua presunta popolarità succede, viene alla luce una questione molto rilevante che
magari non subito, magari non immediatamente nei consensi dei sondaggi, che però è un punto di svolta. Penso che Salvini sappia perfettamente che questa vicenda russa è un punto di svolta nella sua parabola politica. Perché dice che è gigantesca? Però scusi, perché dice che è gigantesca? Che cosa si riferisce? Se Salvini dice prove, diciamo, del lato dei 65 milioni o comunque di una tangente, non prove, lui naturalmente nega tutto il fatto, ma insomma non si aspetta e per ora non c'è un'evidenza di un suo coinvolgimento. Savoini sì, è sicuramente una persona a lui molto vicina, però lui può dire non era mio nome, così, cioè non è contenibile dentro questo perimetro. Se lei dice che è gigantesca, perché? Ma se fosse stata contenibile, e vogliamo essere ottimisti, se fosse contenibile, il ministro degli interni non avrebbe nessuna difficoltà a venire in Parlamento a parlare 20 minuti, 25 minuti, non una battuta per dire le matriosche tutte balle o cose di questo genere, ma un discorso di 20 minuti in cui lui chiarisce i suoi rapporti con questo signore, i suoi rapporti con la Russia, che cosa si intende nelle conversazioni che sono state registrate, perché qui ci sono due aspetti, entrambi molto gravi. Il primo è, c'è un signore che è, diciamo, l'ambasciatore di Salvini in Russia, oltre che il suo ex portavoce, che discute una tangente di 65 milioni. Su questo ci saranno riscontri, non ci saranno, indaga la magistratura. E comunque Salvini non ha detto che era un truffatore, un imbroglione, non l'ha denunciato per calunnia e diffamazione. Dice che è una persona onorevole, che lo conosce da 27 anni e che è una persona per bene. E abbiamo le registrazioni, sono state pubblicate, nessuno le ha smentite, che questa persona per bene, onorevole, che lui conosce da 27 anni, andava in giro a chiedere 65 milioni per la Lega di Salvini. Se Salvini non è in grado di dire che questo è un imbroglione, un calunniatore, un truffatore, io penso che non possa fare il ministro degli interni. Lei ha chiesto le dimissioni? Stavo dicendo, penso che non possa fare il ministro degli interni, se non è in grado di dire almeno che è un imbroglione, denunciarlo. Può capitare di avere degli strettissimi collaboratori che fanno delle cose terribili, ma se tu non sei in grado di dire che hanno fatto una cosa terribile, vuol dire che probabilmente non sei libero di farlo, non sei cretino, no? Se non lo fai è perché non lo puoi fare, perché qualcuno ti impedisce di farlo. Poi c'è un'altra dimensione, perché su questa dimensione sta indagando la magistratura e vedremo cosa emergerà. Però non ci nascondiamo anche l'altra dimensione, che è quella di cui parla tutta Europa e di cui parlano gli Stati Uniti, di cui parlano i servizi di intelligence di mezzo mondo, e cioè che la persona più influente del governo italiano, Salvini, sostiene come modello di riferimento e come politica di alleanze la Russia di Putin. E questa per un paese come l'Italia è una novità piuttosto sconvolgente rispetto alla politica degli ultimi 70 anni. Per questo dico che è un fatto gigantesco. C'è l'aspetto giudiziario, vedremo. Questo aspetto di politica internazionale, di rapporti. Lei è d'accordo, si è così, il PD ha fatto capire che forse poteva fare una mozione di sfiducia a Salvini, è una strada che secondo lei è giusto percorrere? Ma fiducia in Salvini non ne abbiamo. Quindi secondo me perché le mozioni non è che hanno mai portato... Sono questioni di tattica parlamentare, vedremo. Io direi... È una mossa che lei insomma, vorrebbe fare? Se sarà necessario, a un certo punto lo faremo, ma non sarà certo questo che segnerà una svolta della questione. Io una settimana fa ho chiesto le dimissioni di Salvini, figurarsi se ho problemi a dire fiducia o non fiducia. È una questione di tattica parlamentare, ma io non mollerei la presa sul punto essenziale. Io penso che il ministro Salvini, e lo sfido a contraddirmi, non sia in grado di parlare per 20 minuti
di fronte a un'aula parlamentare, quindi non per 30 secondi in una battuta su Facebook, ma per 20 minuti in un'aula parlamentare, dei suoi rapporti con l'Associazione Russia Lombardia, con il signor Savoini e con la Russia, perché sa che quello che potrebbe dire in questi 20 minuti è qualcosa che magari nei prossimi mesi potrebbe essere clamorosamente smentito e che comunque potrebbe avere un impatto nelle relazioni internazionali del nostro paese molto serio. Questi signori nella loro conversazione, Salvini poi lo semplifica nelle battute. Quando... Ma qualcuno dice quei signori però non erano delle figure di primo piano, né la, diciamo, i tre russi, che forse sono quattro, si capisce? I russi non si sa ancora chi sono. Italiani. I tre russi, se ne sa solo di uno, e gli italiani invece sono stati identificati, forse c'era un altro, russo, insomma... Forse motivo c'era... in più, ma... per dire... Però questo effettivamente, dice, non erano degli motivo incontri in più di livello. Per dire che sono degli imbroglioni, dei calunniatori, denunciarli per diffamazione. Io questo vorrei vedere dal ministro degli interni. Può capitare uno scivolone, no? Quanti collaboratori di grandi leader politici, da Willy Brandt tempo fa a Emmanuel Macron qualche mese fa, hanno avuto dei problemi. Che cosa fanno i leader politici quando dei loro collaboratori fanno chiaro, delle lei cose dice, gravissime? Non ha preso le distanze. Allora intanto c'è Di Maio che dice che se sospettasse che la Lega, se avessi il minimo sospetto che la Lega ha preso soldi dalla Russia, non starei al governo con loro, il governo cadrebbe, dice Di Maio. Il tema è che se il Parlamento, dice però, se il Parlamento chiede un'audizione, è giusto che quella persona vada in Parlamento. Insomma, l'atteggiamento degli alleati però è stato, insomma, Salvini si è arrabbiato per questo. Ha trovato una sponda nel fatto che Conte verrà lui in Parlamento? Ma noi siamo andati... Il Partito Democratico, mi riferivo a lei. Noi siamo andati a chiedere alla Presidente Casellati e al Presidente Fico di invitare... a riferire il Ministro degli Interni. Poi il Presidente del Consiglio ha fatto un po' un sorpasso in curva. Invitato da Marcucci, ha fatto dicendo bene. Al Senato ci vado io rispetto la sua sensibilità istituzionale, come si dice in gergo, però vorrei ascoltare il Ministro Salvini, degli Interni. Insomma, no, voleva altro. Lei come lo considera? Mi va benissimo che vada... Conte, che a parte gli scherzi, con il massimo rispetto per la funzione che svolge, penso che su questa vicenda debba riferire il protagonista di questa vicenda, che è il Ministro degli Interni. Poi, se Di Maio è sicuro che non c'è, che l'inchiesta della Procura di Milano è già arrivata alle sue conclusioni, è un problema di Di Maio. Ma resta il fatto che, come il Presidente della Camera ha già chiesto due volte, il Ministro degli Interni deve riferire in Parlamento. Senta, lei che idea, se dovesse definire Conte, lo definirebbe un ex 5 Stelle, un 5 Stelle tuttora, un tecnico? Chi è, secondo lei? Io penso che sia il Presidente del Consiglio, questo è abbastanza importante. Un Presidente del Consiglio per definizione non è... Politicamente, se gli dà... Beh, come per definizione l'era del Partito Democratico, anche quando era... No, dico, per definizione il Presidente del Consiglio non è un tecnico. Anche quando Mario Monti è diventato Presidente del Consiglio... Aveva una maggioranza. E aveva certamente una levatura tecnica notevole, è diventato il capo del governo. Ci mancherebbe che il capo del governo non sia una personalità politica, ma, virgolette, tecnica, e che è un lavoro idraulico, che è un lavoro tecnico, la Presidenza del Consiglio. Dopodiché mi sembra che il governo italiano sia molto diviso, e se la divisione la vogliamo semplificare tra i due partiti che compongono la maggioranza, certamente l'attuale Presidente del Consiglio fa riferimento a uno di questi due partiti, cioè ai 5 Stelle. Quindi non si può definire un ex o comunque uno che è un indipendente? Credo non che non so. Sia mai stato comunque iscritto... Non so se ci si iscriva, ci si iscrive ai 5 Stelle. Ci si iscrive, certo. So. Beh, insomma, non hanno altre forme, comunque sicuramente sì. Però volevo chiederle, le chiedevo del Presidente del Consiglio, perché insomma c'è questo fantasma del patto 5 Stelle possibile con il Partito Democratico e che potrebbe addirittura appoggiare
qualche governo Conte. Conte ha usato un'espressione un po' così, come un po' un chiarimento che nessuno gli aveva richiesto ancora, dicendo: ma io, se succede qualcosa, se c'è una crisi, se questa esperienza di governo dovesse interrompersi, tuttavia non mi presto operazioni opache o ambigue, assicuro che il percorso si realizzerà in modo lineare e trasparente nelle sedi appropriate per rispetto del Parlamento, eccetera. Ma ci potrebbe essere questo in caso di, appunto, di difficoltà, di un'emergenza, questo governo, anziché andare al voto con il Partito Democratico, appoggia un governo anche con Conte, magari? Naturalmente, in caso di crisi, di difficoltà, e non è una formalità, no? Perché le formalità nelle istituzioni contano. La parola passa al Presidente della Repubblica, è lui che gestisce questa situazione. Rispetto alla sua domanda, la risposta del Partito Democratico è no. In ogni la sua caso, domanda era: ci potrebbe ci essere potrebbe la essere... risposta del Partito Democratico è no. Né con Conte né con un altro. No. Questa, il partito non si presta, no, ad altre maggioranze, sono solo le elezioni, no, ed è no a tutte le Noi domande. Noi ci rivolgeremo con il massimo rispetto agli elettori, e sono stati veramente tanti, che hanno scelto il Movimento 5 Stelle pensando che fosse una opportunità, e gli direte: votate contro noi contro la corruzione. Avete visto, non hanno fatto, sul lavoro, votate noi, ma lo faremo nella campagna elettorale per le prossime elezioni politiche, che saranno adesso, secondo lei? Per serietà, noi dobbiamo fare la nostra parte, che è la parte di opposizione. I 5 Stelle e la Lega stanno al governo, sono andati al governo insieme, cadranno insieme. Quando? Non lo deve chiedere a me, lo deve chiedere a quel signore, ecco, che sta dietro di noi. È tutta nelle sue mani questa partita. E secondo lei è vero che può rompere anche fuori dalla finestra, non la finestra, che può... A me sembra un uomo spaventato in questo momento. Quindi secondo lei non rompe proprio? Non lo so, gli uomini spaventati possono anche prendere delle decisioni. La cosa fondamentale mi sembra che lui non abbia preso le misure della enormità di quello che è successo. O perché forse le ha prese. Lei pensa che gli Stati Uniti, per fare un esempio, non siano perplessi dell'idea di un leader di governo di uno dei principali paesi del mondo che sostiene che Putin è il suo modello di riferimento, che va a Mosca e dice: io qui mi sento a casa, non nel resto d'Europa? Però questo l'aveva detto prima di andare, anche prima di andare, di essere ricevuto con tutti gli onori. Infatti gli Stati Uniti erano, non so se con tutti gli onori, perché gli Stati Uniti... Mike Pompeo, Mike Pence... Diciamo, il vice premier italiano viene ricevuto dal segretario di Stato americano e, brevemente, senza telecamere, dal vicepresidente degli Stati Uniti. Non è tutti gli onori, è protocollo diplomatico normale. Ma il fatto che questo importante... Ma non ha detto lei che era servo, lei, il Partito Democratico, che era andato lì, era tornato servo degli americani? Io non ho mai detto servo degli americani, penso da 40 anni. Però comunque, gli americani dal mio punto di vista sono i nostri alleati e sono un grande punto di riferimento. Non dobbiamo sottovalutare l'enormità di questa situazione. Siamo soli in Europa, sulla linea di Salvini, e siamo in difficoltà con i nostri alleati storici degli Stati Uniti. Se qualcuno pensa che questo giovi all'economia italiana, alle prospettive del nostro paese, auguri, io penso che sia un grande pericolo. Nel frattempo, da 5 mesi, i due soci di governo, 5 mesi, cominciato da 5 mesi fa, il bisticcio continua. Le ho lasciato dire questo senza andare ai bisticci del Partito Democratico. Lei dice che questo praticamente... primarie sì, primarie no, segretario, candidato premier... No, ma nessuno bisticcia. Le primarie il Partito Democratico l'ha sempre fatta, le continuerà a fare. E... Il segretario sarà una cosa e il candidato premier un'altra. Sì, anche se non c'è un obbligo, no? È una discussione che faremo nei prossimi mesi, ma il Partito Democratico è molto più unito di quanto possa apparire e è l'unica grande forza di opposizione che abbiamo in questo momento. Questo può essere oggettivo, quindi... su molto unito devo... No, cerchiamo Vabbè, di... Io...
Teniamolo da conto. Va bene. Linea Andrea Pancani, Coffee Break, buona giornata, a domani.